cintola che ora ecco. vediamo per la prima volta nell'ostensione ufficiale tra le mani del nuovo vescovo. Adesso vedremo il vescovo affacciarsi anche sul pulpito di Donatello per mostrare per la prima volta anche ai fedeli in piazza la reliquia del Sacro Cingolo. Eccolo, Monsignor Giovanni Nerbini, sulla piazza, visibilmente emozionato anche stasera. Nel sorreggere, nel mostrare la reliquia ai fedeli. Sfilano le autorità dietro al sindaco e i testimoni. È un'emozione unica, è uno dei luoghi più inaccessibili della città, il pulpito di Donatello, e lo sguardo della piazza colma è incredibile. Nuovamente Monsignor Nerbini che mostra per la seconda volta il Sacro Cingolo dalla loggia del Ghirlandaio all'interno del Duomo prima di tornare nuovamente ad affacciarsi sulla piazza. Piazza piena, guardiamo da queste immagini. Colpo d'occhio splendido su una piazza gremitissima, con le persone che sono affluite anche da tutte le vie nelle quali si è snodato il corteggio, ed ecco la seconda mostra della reliquia dal pulpito. E anche stavolta l'applauso. Vediamo il vescovo che non stacca gli occhi dalla Sacra Cintola. Suggestive queste immagini giungono direttamente dal pulpito. Grazie ad una nostra telecamera che è salita fin sopra. Ed ora l'ultimo passaggio. La benedizione impartita dal vescovo sui presenti. E adesso
all'esterno anche simbolicamente su tutta la città di Prato, rappresentata da migliaia di persone presenti. La benedizione è scesa sulla piazza, ancora una volta con la reliquia della Madonna, conservata in città, dicevamo, fin dal 1141.